Storytelling nel B2B. È sicuramente un argomento affascinante, lo definirei, perché molto spesso le aziende, soprattutto nel settore B2B, hanno una serie, possiamo dire, di pregiudizi nei confronti di tutto quello che non è, chiamiamolo, formale, no? All'interno di questo mondo, no? Della comunicazione, quindi di trasferire informazioni in maniera a volte molto tecnica e quindi senza passare invece da un aspetto che è importantissimo, ovvero le emozioni. Oggi più che mai la comunicazione passa attraverso le emozioni. Gli input e gli stimoli cui riceviamo hanno reso il mondo dell'informazione molto commodity, quindi se prima trovavamo magari quell'informazione all'interno di un canale, adesso ne troviamo ovunque. E quindi chiaramente non è più quell'elemento differenziante, ma soprattutto perché da una parte c'è la nostra attenzione che è minima e dall'altra parte qualcosa di noi deve associarsi a quello che stiamo per comprare, e vale anche nel B2B. Sembra strano, sembra controintuitivo, forse lo è, però ci sono tanti elementi che portano allo storytelling nel mondo B2B. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo da anni. Quello che abbiamo capito, no, ci ha insegnato anche farlo quotidianamente, sono degli aspetti che magari per un imprenditore o magari chi vive nel marketing di questo settore dà per scontati, o magari non riesce magari a vederlo con la giusta prospettiva. Ecco allora che mi sembra molto interessante far capire questo aspetto all'interno di un mondo che, come dicevamo prima, è un po' rinchiuso, diciamo, nel suo modo di essere magari tanti anni, perché spesso le aziende B2B sono aziende storiche e quindi hanno la loro modalità di comunicazione che ha bisogno anche di trovare un nuovo modo di esprimersi. Perché lo storytelling funziona anche nel mondo B2B? Perché riesce a entrare in empatia con il potenziale cliente. Quindi questo è il primo elemento importantissimo. È perché devo raccontare una storia? Devo raccontare una storia perché il mio potenziale cliente si deve immedesimare in me, si deve immedesimare nella storia che gli sto raccontando. Deve soprattutto trarre delle informazioni che poi lui stesso lo aiuteranno a prendere una decisione. E lo storytelling può chiaramente riguardare tanti aspetti. Da una parte possiamo partire, diciamo, da una macro, no? La macro più grande è il perché. Perché la tua azienda esiste? Perché hai scelto di fare questo lavoro? Perché sei diventata un'azienda produttrice di queste cose, no? E quando uno riesce a raccontare una storia credibile, dove c'è la passione, si crea subito l'empatia. Perché? Dall'altra parte il potenziale cliente percepisce che tu non stai lì solo perché vuoi vendere qualcosa, ma stai lì perché quella cosa ti piace, ti appassiona, la faresti tutto il giorno. E quindi questa trasmissione qua attraverso storytelling è fortissima, perché crea credibilità, crea trust, no? Nel potenziale cliente. Stessa cosa possiamo vedere lo storytelling nella nascita di un prodotto, perché magari quello specifico prodotto è nato per un motivo, dallo stesso imprenditore o dalla stessa ricerca e sviluppo che stava facendo qualche cosa di particolare, di specifico, ed è nato in base a un'esigenza, e da questa esigenza si è capito probabilmente sarebbe potuto essere d'aiuto anche ad altri. Questo io l'ho ipersemplificato, però raccontare la storia di un prodotto fa capire anche il perché questo prodotto è stato realizzato in questa maniera qua, il perché sono stati utilizzati determinati materiali piuttosto che un determinato processo, piuttosto con determinate caratteristiche, e via dicendo. Lo storytelling può essere applicato all'azienda come brand o al prodotto, anche a raccontare storie di clienti, chiaramente storie di clienti che avevano delle problematiche e che attraverso il tuo prodotto sono riusciti a risolverli. Come dire qualche cosa senza dirle direttamente, no? C'era un meme famoso che girava su Facebook: come dire che sei un imprenditore senza dire che sei un imprenditore, no? Magari fai vedere tu la foto che lavori la mattina alle 6 in un capannone, piuttosto che ti sei messo a lavorare da una postazione particolare, anche se poi questi sono a volte degli stereotipi. Però il concetto è che io ti riesco a dire qualche cosa senza dirti direttamente che lo sono, no? Che magari sono una realtà affidabile senza dire che sono affidabile, perché tutti vorrebbero dire che, chi è che non vorrebbe dire che è una realtà affidabile? Il problema è come me lo trasferisci. Quindi raccontare una caratteristica della tua azienda, un beneficio del tuo prodotto attraverso una storia, perché la storia poi va a legare, va a connettere tutti i puntini all'interno di questa comunicazione. Ecco allora che lo storytelling B2B è oggi un elemento, secondo me, fondamentale per poter comunicare nella società di oggi, e soprattutto di
togliersi un po' questo pregiudizio che non funzioni all'interno di un mondo dove ci sono altre aziende, perché le altre aziende sono formate da persone, le persone sono sempre quelle. Grazie per avermi ascoltato, chiedo anche una tua opinione su questo.